Allora, proseguiamo questi appuntamenti con la poesia internazionale. Abbiamo il piacere di avere dalla Spagna Olvido García Valdés, che prego di salire sul palco insieme al professor Matteo Lefebvre che la traduce. Ciao, grazie. Prego, accomodatevi, vi lascio. Buonasera, innanzitutto è un piacere essere qui e presentare Olvido García Valdés al pubblico italiano. Olvido García Valdés è una scrittrice asturiana, è una senza dubbio delle voci più solide della poesia spagnola contemporanea. È stata nel 2007 Premio Nacional de Poesía, il massimo riconoscimento concesso dal governo spagnolo all'attività poetica. Con il libro I Todos Estábamos Vivos, da cui leggerà anche alcuni brani, e ormai negli ultimi 2 o 3 anni è uscita anche una sua poesia completa, ha un'attività di scrittura che va avanti da oltre 25 anni. È una poetessa la cui poesia condensa benissimo il lato descrittivo con quello emozionale, addirittura c'è un'attenzione maniacale, capillare al dato sensoriale e diciamo, al pensiero, all'emozione che la sua descrizione, che il suo linguaggio richiama. Si crea come una fisica e metafisica dei sensi nella sua poesia. Io vorrei partire da questo per far parlare Olvido un po' dei suoi versi, ecco. Grazie Matteo. Non è una questione semplice e io parlerò in spagnolo. Me gusta mucho la palabra capilaridad, Es decir, partir para hablar de la poesía del tejido capilar, ¿no? Que es el tejido de la sangre. Yo recuerdo que terminaba un poema con un verso que decía venas, venillas, capilares, y ese poema empezaba diciendo escribir el miedo es escribir. Sì, dice, cerco di riassumere, mi piace molto se utilizzi il termine capillarità perché i capillari richiamano il sangue, la profondità, che poi è quello che rappresenta la scrittura in sé per sé, in cui scrivere è esattamente partire dallo scrivere in questo senso. E invece un altro dei tuoi aspetti principali è l'attenzione al mondo della memoria, no? Si è definito anche in sede critica una grande attenzione alla fabbrica della memoria che l'autrice costruisce utilizzando non tanto una memoria, chiamiamola storica, come invece ha fatto molta poesia spagnola negli ultimi decenni, ma più una memoria personale e interpersonale legata al rapporto che l'autrice ha con ciò che la circonda e che però è una memoria che non fa chiarezza, è una memoria che, se possiamo dire così, getta più ombre che luci sul percorso di ricostruzione del suo essere. Ecco, io leggo nella tua poesia una grande ricerca delle domande, delle ricerche più che delle risposte. Ecco, se ci vuoi dire qualcosa anche su questo. Sí, en efecto. Yo digo a veces que un poema es un lugar raro donde se guarda la vida, Y en este sentido me parece que siempre la poesía, los poemas, son un maravilloso depósito de la memoria de la vida humana. Pero. Sì, diciamo la poesia è quel luogo in cui si conserva la memoria e per questo sono una sorta di meraviglioso deposito di ciò che forma la vita umana, la vita personale, no? Está la memoria individual, la memoria personal, evidentemente. En la memoria personal interfiere, como antes decíamos, se implica, se imbrica en ese tejido capilar la memoria de los demás, La memoria colectiva, en cierta forma. Pero también hay una manera de la memoria, creo yo, que es la que desaparece y queda como huella y nos hace mirar de un determinado modo. Es decir, la memoria de la infancia, que en realidad ya no forma tanto recuerdos,
come una maniera di mirar il mondo. Sì, ovviamente c'è la memoria personale, la memoria individuale che costruisce percorsi, ma c'è anche una memoria che riguarda ovviamente una dimensione più ampia, interpersonale, interrelazionale, e soprattutto c'è una memoria che lascia una traccia indelebile, difficile anche da condividere, che è quella dell'infanzia, qualcosa che ci riconduce un po' a una cifra passata, remota, che però è anche difficile riuscire a... Che è soprattutto una forma di mirare. Sì, che è soprattutto un modo di per guardare, osservare, per cercare di ritrovare quello che la poesia cerca. Un'ultima cosa, la poesia di Olvido García Valdés è attentissima nella scelta del linguaggio, del lessico. Il lessico della poesia di Olvido García Valdés è estremamente attento nella scelta di termini legati a diversi elementi della vita umana. Si va dall'elemento materico, dal colore, al suono, agli elementi in generale dei sensi, come dicevamo prima, e contemporaneamente questi elementi creano un mondo che si integra e che poi richiama però tutto il tuo modo di pensare la vita e la poesia. Ecco, cerchiamo magari di dire due parole su questo, sul linguaggio anche del tuo verso. Sì, io tengo la sensazione de que los poemas parten fondamentalmente de lo concreto, de esa capilaridad, decíamos al principio, de los sentidos, parten de la percepción, de una manera violenta o intensa de la percepción en determinados momentos. En ese sentido, yo creo que el poema trata de devolver a la lengua esa concreción, la textura de esa concreción. Y me parece que es una cuestión básicamente de precisión. Yo diría que es la palabra clave. De precisión en el sentido de recoger con la exactitud mayor posible aquello de lo que se debe dar cuenta. Sí, partiamo da quest'ultimo concetto, que es quello più profondo, cioè la precisione, quella attenzione concreta alla ricostruzione di ciò di cui realmente si deve dar conto, senza arricchire, senza filtri che possano allontanare la costruzione, ovviamente, del linguaggio dalla realtà, dall'oggetto in sé, dalla concretezza. Ancora una volta l'autrice insisteva sul concetto di capillarità, di qualcosa che è essenziale. Questo è un altro elemento che possiamo accennare al volo, per esempio il rapporto con gli aggettivi che tu dai ai tuoi termini, no? Per esempio. Gli aggettivi sono lo più pericoloso che hai, no? Claro. Sì, dice, gli aggettivi sono la cosa più pericolosa che esiste, in effetti, nella poesia. Ricordiamo la famosa frase dell'aggettivo che quando non dà vita uccide. Comunque io direi che possiamo iniziare la lettura dei tuoi versi. Ti ringrazio, ovviamente ti lascio spazio. Grazie.